In questa puntata, premio Davide Sassoli. Riconoscere la vulvodinia. In mostra Alberto Martini. Il teatro delle arti. 100 anni della Larcianese. Premio Davide Sassoli, consegnati i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea. La cerimonia a un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo. Ma è un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare Davide Sassoli. Davide Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa, e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Ma lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che Davide Sassoli ha portato avanti. Ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria, ecco, ci manca anche per questo. Sì, mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta per a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Questa del premio di laurea è una delle iniziative promosse all'interno del programma di lavoro della Commissione per le politiche europee. Ce ne sono state altre di iniziative, ce ne saranno altre ancora che, come con questo premio, vogliono mettere in evidenza il ruolo delle giovani generazioni, dei luoghi dove si fa istruzione e crescita, guardando ovviamente a un obiettivo che è quello della diffusione dei valori europei e soprattutto della costruzione di una casa comune nella quale un po' tutti ci si possa sentire davvero ospiti graditi e soprattutto ci si possa sentire a casa. Sono stati tutti lavori molto interessanti, quindi poi alla fine abbiamo dovuto fare una selezione anche che fosse centrata più sull'oggetto del bando, ecco, più che sul valore dei lavori, perché erano tutti veramente molto ben fatti. Questa dei temi è molto attuale, e anche la ricaduta sul territorio è molto utile, perché di fatto un premio che premia una persona che è stata garante dell'Europa e dei valori della democrazia. Sì, è una ottima occasione di ricordare il presidente Sassoli e un'ottima occasione di avvicinare i giovani sempre di più a lavorare su queste tematiche. Ha emerso un grande entusiasmo dei nostri giovani su questi temi, una grande attenzione, tesi anche su materie abbastanza diverse tra di loro, e quindi siamo stati molto soddisfatti della qualità media dei lavori come commissione. Noi siamo stati pienamente soddisfatti, abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando, e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori, ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, che è un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. Sì, infatti riuscivano a combinare bene sia temi di attualità e che sono presenti al dibattito pubblico, ma che sono anche temi di frontiera nella discussione scientifica, quindi non solo nell'ambito del diritto, nell'ambito delle politiche europee, della scienza politica, e quindi sono stati proprio dei lavori interessanti da due punti di vista. È un tema che ha a che fare con i diritti dei lavoratori a livello europeo. Spesso forse si pensa a un'Europa distante dai temi sociali, un po' indietro su questi aspetti, e invece esistono delle specifiche tutele da parte dell'Unione Europea proprio per i lavoratori davanti agli algoritmi.
La cosa che emerge con più forza qual è? Che è necessario fare di più, ma che qualcosa c'è già e che le parti sociali hanno molto spazio per lavorare e per difendere nella maniera ottimale i diritti dei lavoratori. Allora, la mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. All'auditorium del Consiglio regionale si è tenuto il convegno Intervento medico e azione politica, insieme per il riconoscimento e la cura della vulvodinia e la neuropatia del pudendo. L'iniziativa nasce dall'approvazione della mozione presentata in Consiglio regionale per riconoscere e curare le due patologie. Oggi è una giornata importante, una giornata di sensibilizzazione per una malattia che è ancora molto poco nota. Da parte nostra, da un lato, la necessità di investire sempre di più in formazione in modo che le ginecologhe e i ginecologi abbiano la possibilità di saper conoscere e riconoscere questa malattia che il sistema sanitario nazionale ancora purtroppo non riconosce e non considera all'interno dei LEA, e dall'altro costruire tutto quello che può servire per trovare attraverso la ricerca nuovi farmaci, nuove soluzioni per risolvere un problema molto fastidioso, cronico, che cambia la vita delle donne. E davanti a noi è una sfida di civiltà, e in questa sfida di civiltà il Consiglio regionale della Toscana vuole esserci e non vuole girarsi dall'altra parte. La presenza nutrita oggi qui di persone dà il segno che è la strada davvero da perseguire, e noi faremo la nostra parte. Il problema principale ad oggi è il ritardo diagnostico. Io ho avuto 11 anni di ritardo diagnostico e purtroppo è abbastanza basso rispetto a tante altre testimonianze, e con questo ritardo diagnostico la patologia si cronicizza, quindi poi nel momento in cui si riceve la diagnosi è molto più difficile arrivare a una terapia, insomma, che porti a una totale remissione dei sintomi. E convivere per anni con un dolore per cui il personale medico e sanitario e insomma gli affetti, il contorno sociale continua a invalidare, è molto doloroso, soprattutto psicologicamente ed emotivamente, però porto un po' di speranza perché ora sono in terapia da 2 anni e riesco a fare una vita più o meno normale, con alti e bassi, ma perché ho il grande privilegio di potermi curare a livello economico, perché ad oggi nel servizio sanitario pubblico non c'è praticamente modo di essere seguite a 360 gradi, c'è bisogno di un approccio multidisciplinare che ad oggi nel pubblico è impossibile, e questo è il motivo per cui chiediamo alle istituzioni di prendere una posizione netta per aiutare tutte quelle persone che hanno diritto alla salute anche non avendo il privilegio economico, come dovrebbe essere in ogni Stato. Inaugurata a Palazzo del Pegaso dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la mostra del pittore pisano Martini. Ah, io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia, è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni, partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte, dritte al cuore, e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la vita
la nostra vita in realtà, è la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie. Io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. Io sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela, io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. C'è, al di là della loro funzione, c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Il Teatro delle Arti di La Strassegna guarda ai modelli europei, presentato il programma per il 2023. E sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019, perché c'è una programmazione intensa, di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare. Si spazia da rappresentazioni popolari a PS di alto livello artistico e culturale, e sicuramente l'omaggio anche ad un grande della musica nazionale e internazionale quale Lucio Dalla, sicuramente la ciliegina sulla torta, ma anche l'attenzione alla giornata della memoria con l'opera che ricorda la partigiana Norma e tante altre, diciamo, attività e rappresentazioni di livello. Beh, il Teatro delle Arti è il frutto di un percorso fra professionisti del teatro e della musica, istituzioni fondamentali per noi come il Comune di La Strassegna e la Regione Toscana, e l'idea e i nostri pubblici, l'idea di un teatro aperto al pubblico che parli di noi, della fase che stiamo attraversando come cittadini, come artisti, come anche classe politica dirigente. Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze, spazia fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia e cinema, facciamo anche cinema, ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva, quindi aperta a tutte le culture, a tutte le formazioni culturali, e quindi è fatto di tante cose, ma queste sono le premesse principali. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione. A consegnare il riconoscimento nelle mani del presidente Giancarlo Carbone, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. E io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Larcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni. Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. Intanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio, perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio.
siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni dell'Aracianese, si spera di farne altri 100. Noi dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento, il momento che abbiamo passato col Covid, per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi 100 anni. E poi ringraziare tutti gli imprenditori, perché ovviamente per investire, per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse, e quindi il ringraziamento va a loro e a tutto il mondo del calcio che ci segue e ai tanti affezionati, cioè insomma è la maglia viola, che è il colore dell'Aracianese, è proprio nel cuore di tutti noi.